Ciao amici, partiamo col dire una cosa. Preparare questo contenuto non è stato per niente semplice. Ho trovato abbastanza difficoltoso reperire informazioni chiare su questo argomento. O meglio, di informazioni ce ne sono tantissime, tutte abbastanza del tipo: "Hey, apri un piano pensione con noi, sarà bellissimo!" E insomma, mediamente non è così che mi piace spiegare le cose. Dopo un po' di ricerche, di incroci di informazioni, eccoci finalmente arrivati a questo condensato di concetti. Prima di iniziare, però, devo farvi una confessione. La confessione è che mi dispiace. Mi dispiace che non sia direttamente lo Stato, l'Agenzia delle Entrate, chi per loro, oppure direttamente i fondi di investimento a fare una bella guida, una guida chiara, fruibile da capire come funziona questa diamine di previdenza complementare o pensione integrativa, o chiamatela come vi pare. Io sono sicuro che da qualche parte esista uno stramega vademecum riguardo a questo tema, ma dovrebbe essere fruibile, facilmente trovabile, altrimenti non serve assolutamente a nulla. Bene, 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 ok, basta, mi fermo. Piccolo sfogo a parte, adesso iniziamo a capirlo noi come funziona la previdenza complementare. E attenzione, prima di partire è d'obbligo fare un paio di premesse. La prima è che, lungi da me, non sto dando dei consigli o consulenze riguardo all'eventuale investimento in un piano pensionistico. Tutto quello che vedremo all'interno di questo contenuto è il funzionamento dal punto di vista tecnico, ossia le fasi di vita di un piano pensionistico e tutti i relativi conti da fare. Se dopo aver visto questo video credete sia interessante aprire un piano di previdenza complementare, io vi suggerisco di farlo insieme a un consulente. La seconda premessa d'obbligo, che poi in parte è sempre legata alla prima, è che ognuno ha una propria vita professionale e fiscale, così differente da quella degli altri che sconsiglio di chiedere e magari di fidarsi di eventuali piani pensionistici miracolosi che si trovano solamente online. La terza premessa, che in realtà erano due le premesse ma ci abbiamo messo anche la terza, è che un piano di previdenza complementare è un investimento e per questo ha un rischio. Non è che siccome si parla di pensioni sono tutti buoni, ma sì, vecchietti e quindi regalano soldi. Eccolo, questo è giusto per chiarire. Tutte le cose hanno un rischio. E adesso iniziamo! Parto col dire una cosa mia personale. In questo video voglio che mi smontiate tutto quello che dico. Ok, questo non significa blastare ogni singola frase. Il punto è che da tempo sto valutando se avviare un piano di previdenza complementare e sono super contento di sentire ragionamenti sia a favore sia a sfavore, perché tutto questo mi aiuta a farmi delle domande che forse ancora non mi sono fatto e forse non si è fatto nemmeno chi sta guardando questo video. Quindi benvenuti i commenti che facciano riflettere qui sotto, oppure come sempre, chi ha qualsiasi domanda può scriverla e io proverò a rispondere, oppure chissà che nel prossimo futuro non ci aiuti direttamente un consulente qualificato chiamato apposta per l'occasione. Un piano di previdenza complementare è tutto sommato un oggetto semplice. Si mettono da parte dei soldi finché se ne guadagnano, così da poterli poi spendere quando non si guadagneranno più, ossia, detto banalmente, quando si andrà in pensione. Ora, la legge italiana prevede che ogni persona abbia una propria pensione ed è per questo che tutti i lavoratori pagano i contributi all'INPS. Come è intuibile dal nome, la previdenza complementare è una parte aggiuntiva rispetto a quella dell'INPS. Perché diciamo che si pensa, e tutto sommato si sa anche, che la pensione classica non sarà molto alta. Per questo si mettono ulteriori soldi da parte per vivere al meglio la seconda parte di vita e soprattutto per non vivere un distacco a livello qualitativo della vita fra il prima, ossia quando si lavorava, e il dopo, ossia quando si è in pensione. I piani di previdenza complementare hanno tre principali funzioni durante la loro esistenza. La prima è la parte della contribuzione, la seconda è la parte dell'investimento oppure dell'accumulo e la terza è la parte della rendita oppure detta anche dell'erogazione. Le fasi di contribuzione e investimento avvengono sostanzialmente sempre insieme, infatti si accumula per tutta la vita lavorativa e contemporaneamente il fondo pensione investe in base al grado di rischio che abbiamo concordato. Ah, forse prima non l'abbiamo detto ma lo diciamo ora. Il punto 2, ossia l'investimento, non è un optional, o meglio, tecnicamente potrebbe anche esserlo, ma tenere in banca ferme parecchie decine di migliaia di euro per tanti anni potrebbe essere un bruttissimo colpo quando si vanno a riscattare, perché a causa dell'inflazione potrebbero aver perso molto del potere di acquisto. E quindi iniziamo a vedere come funziona la fase di accumulo. Durante la fase di accumulo si accumula. Che novità! E qui vediamo il primo vantaggio, perché tutto ciò che si accumula all'interno del fondo pensione, ossia quella parte di guadagno che decidiamo di non tenere in banca, di non utilizzare subito, ma di mettere nel fondo pensione, si va a dedurre dall'imponibile IRPEF.
Wait, aspetta, facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamoci che cos'è l'IRPEF e come si paga. L'IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche e si paga in base a degli scaglioni. Più il reddito è alto, più aumenta lo scaglione percentuale da pagare e per questo si chiama aliquota progressiva. Per esempio, fino a 15.000 euro è del 23%, da 15.000 a 28.000 euro è del 27%, poi c'è un ulteriore scaglione al 38%, poi al 41% e poi oltre 75.000 euro è al 43%. Per chiarezza, facciamo un esempio. Se guadagnate 70.000 euro, non è che dovete pagare il 41% su 70.000 euro, ma dovrete pagare il 23% fino a 15.000 euro, quindi il 23% di 15.000 euro, più il 27% fino a 28.000 euro, quindi dal 15 unesimo mila fino a 28.000 pagherete il 27% su questa fascia, poi il 38% nella fascia 28.001-55.000, e poi il 41% nella fascia 55-75.000. Ebbene, detto questo, possiamo andare a capire e fare un paio di conti su qual è la convenienza di questa prima fase. Ogni anno lo Stato italiano permette di portare in deduzione al massimo 5.164 euro. E come funziona la deduzione? Vediamolo subito. Mettiamo conto che io abbia un reddito di 35.000 euro e quindi avrei dovuto pagare le seguenti tasse. Il 23% da 0 a 15.000, quindi 3.450 euro, il 27% da 15.001 a 28.000, ossia 3.510 euro, e poi il 38% da 28.001 a 35.000, ossia 2.659 euro e qualche spicciolo che lasciamo stare. Il totale di tasse che avrei dovuto pagare è di 9.619 euro. Se portiamo in deduzione 5.164 euro, ossia il massimo che lo Stato mi permette di dedurre, significa che il mio imponibile sarà di 35.000 euro meno 5.164. In questo caso, secondo questo esempio, 29.836 euro di reddito. Dunque, fino allo scaglione di 28.000 euro rimane assolutamente tutto uguale. Paghiamo il 23% da 0 a 15.000, il 27% da 15.001 a 28.000, ma sul terzo scaglione, quello del 38%, pagherò sulla differenza fra 29.836, che è il mio reddito imponibile, e 28.001, ossia l'inizio dello scaglione del 38%. Questa differenza è di 1.835 euro e il 38% di 1.835 euro è 697 euro. E se facciamo un veloce confronto, la fascia del 23% non cambia nulla, la fascia del 27% non cambia nulla, sulla fascia di contribuzione del 38% da una parte abbiamo pagato 697 euro, dall'altra abbiamo pagato 2.659 euro di tasse. Praticamente abbiamo risparmiato quasi 2.000 euro di tasse. È vero però che abbiamo appena fatto l'esempio massimo massimo, abbiamo preso la deduzione massima completa possibile. Se noi avessimo messo nel fondo pensione solo la metà, quindi diciamo circa 2.500 euro, beh, avremmo risparmiato solamente la metà, quindi invece che 2.000 euro, avremmo risparmiato 1.000 euro, che insomma buttali via. Ed è anche chiaro che più alto è il reddito, più è il guadagno, perché togliere 5.164 euro in zona 30.000 euro con l'aliquota del 38% è diverso che toglierli in zona 80.000 euro, dove l'aliquota sarebbe del 43%. Ebbene, quello che abbiamo visto è il primo vantaggio derivante da un piano previdenziale complementare, ossia il poter risparmiare sulle tasse immediate a fronte di un deposito di soldi che non si vedranno e non si potranno utilizzare per un po' di tempo. Passiamo adesso alla fase mediana, alla fase di investimento. Come abbiamo già detto, non avviene in un periodo successivo a quello di contribuzione, o meglio, sì, avviene in un periodo successivo, nel senso che prima devo mettere i soldi da parte nel fondo di investimento e poi questi verranno investiti, ma verranno investiti nel giro di pochissimo tempo, giorni, ore forse. La fase di investimento è da capire molto bene perché da una parte ci sono delle grosse decontribuzioni, ma bisogna stare attenti a dove si investe, perché poi se vengono fatti investimenti erronei e si perde il capitale, beh, capirete che non è una bella situazione. Uno fa sacrifici, mette via da parte i soldi e tutto, e poi magari se li trova sperperati per un errore di investimento. E dunque, per prima cosa, chiariamo che non sarete mai voi a gestire i vostri investimenti. Ossia, non sarete voi a cliccare, comprare, vendere o trattare le azioni, i titoli e tutto il resto, ma sarà chi gestisce il fondo pensione. Sarà chi lo gestisce, oppure i trader che sono abilitati a fare questo per il fondo pensione. Quello che potete e dovete fare voi
voi è scegliere il profilo di rischio. Infatti negli investimenti, come sapete bene perché ne parliamo spessissimo, si può scegliere quanto essere esposti, quanto rischiare. E la regola, amici, è sempre la stessa: tanto rischio, tanto ritorno; poco rischio, poco ritorno. E dunque è fondamentale scegliere il profilo di investimento. Spesso sono proprio i consulenti del fondo a consigliare in base alla situazione economica, alla condizione personale e lavorativa, e poi anche in base all'età. Infatti per persone giovani spesso tendono a consigliare un profilo di rischio più alto, perché ci sono tanti anni di contribuzione, il mercato può cambiare in tanti modi e quindi si ritiene che un profilo più alto di rischio non sia un problema. Mentre per chi è più avanti nell'età viene considerato solitamente un profilo di investimento più sicuro, proprio perché i fondi saranno necessari a breve, entro qualche anno al massimo, e per questo è meglio non perderli proprio alla fine. Andiamo adesso a vedere quali sono i vantaggi di questa fase, della fase di accumulo. E dunque abbiamo detto che i contributi versati alle forme di previdenza complementare vengono investiti. Sappiamo anche bene che in Italia tutti i rendimenti finanziari sono tassati, anche se poi in misura differente in base al prodotto finanziario. Ma sappiamo che per una buona parte di investimenti la tassazione classica è del 26%. Bene, all'interno di un piano di previdenza complementare la tassazione è stata portata al 20% e per i titoli di Stato è addirittura stata portata al 12,5%. E dunque la tassazione totale sui rendimenti finanziari sarà da un minimo del 12,5% se il fondo investe solo in titoli di Stato, a un massimo del 20% se il fondo investe solo in prodotti differenti dai titoli di Stato, come per esempio azioni oppure obbligazioni. A questo punto i nostri fondi restano per tanti anni all'interno del piano di previdenza complementare, finché un giorno non arriva il momento della pensione e a quel punto diventano ritirabili. Ora, a onore del vero, è giusto dire che è possibile ritirarli già prima dell'arrivo della pensione. Ci sono tutta una serie di regole che, insomma, non andremo a vedere in questo momento. Basti sapere che, per esempio, in caso di malattia o eventi gravi si possono ritirare i soldi in qualsiasi momento. Bene, procediamo adesso per capire come funziona la fase di rendita pensionistica. Ok, amici, qui consiglio di dedicare un attimo di attenzione in più perché potreste veramente perdervi in alcuni passaggi. Io, per capirlo, ho messo un po' di tempo. Dunque, quando andiamo a ritirare i nostri soldi per la rendita, in realtà ritiriamo una somma che è composta da due parti differenti. La prima parte è quella dei soldi che abbiamo messo mese dopo mese, anno dopo anno, all'interno del piano pensionistico. Per intenderci, quelli per cui all'inizio abbiamo avuto la deduzione fiscale. Per questa parte di soldi lo Stato chiede di pagare le tasse in misura ridotta. Il concetto è un po' questo. Lo Stato dice: allora, io i soldi te li ho dedotti all'inizio, poi quei soldi li hai fatti lavorare per tanti anni con grossi vantaggi fiscali, ora che li riprendi indietro io qualcosa te lo devo chiedere, di meno perché comunque non li hai utilizzati durante la tua vita, però qualcosa, mettiamoci d'accordo, mi serve. La seconda parte dei soldi è invece quella che deriva dagli investimenti. Infatti tutti i soldi che abbiamo messo anno dopo anno hanno portato a una rendita aggiuntiva, dato che il fondo di investimento ha investito e ha guadagnato. Bene, per questa seconda parte noi abbiamo già pagato le tasse e gli oneri. Anche in questo caso lo Stato ci ha fatto uno sconto e ne abbiamo già parlato prima. Se vi siete persi questo concetto basta tornare indietro, vi linko qua il momento, per capire meglio quando e come ci ha fatto lo sconto sui nostri rendimenti. Quindi per la prima parte dobbiamo ancora pagare, per la seconda parte abbiamo già pagato. A questo punto prendiamo il valore totale del nostro piano pensionistico, scendiamo le due parti e ci concentriamo solo sulla prima parte, ossia quella di cui dobbiamo pagare ancora le tasse. Bene, su questa parte la tassazione ha un'aliquota del 15%, che dal quindicesimo anno in poi scala di 0,3% all'anno fino a un minimo del 9%. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino al quindicesimo anno del piano pensionistico noi pagheremo il 15% di tassazione. Dal sedicesimo anno in poi noi pagheremo lo 0,3% in meno, quindi se all'inizio era 15%, dal sedicesimo anno inizieremo a pagare il 14,7, dal diciassettesimo il 14,4, dal diciottesimo il 14,1 e così via fino a un minimo del 9%. Ora, se noi facciamo questo conto, il minimo del 9% lo raggiungiamo al 35esimo anno del piano pensionistico. Quindi, se arrivate al 35esimo anno del vostro piano di previdenza complementare, complimenti, avete preso tutti i vantaggi massimi possibili immaginabili. Allora, mi rendo conto della complessità del tema. Facciamo un esempio per rendere molto più chiara tutta la questione. Faremo una grandissima semplificazione, ma è giusto per capire come funziona a grandi linee tutta questa baracca. In questo esempio prenderemo in considerazione
creazione un piano di previdenza complementare in cui è stato versato solo un anno di contribuzione e poi facciamo un confronto fra come potrebbe andare con il piano pensionistico e come potrebbe andare senza piano pensionistico. Quindi partiamo con questo esempio ammettendo che il nostro reddito annuo sia di 35.000 euro e che il primo anno di contribuzione mettiamo nel piano 5.164 euro, ossia il massimo deducibile. Facciamo prima l'esempio se non li mettiamo nel piano pensionistico. Su quei 5.164 euro in zona 28.000-35.000, quindi su quella fascia di reddito, l'aliquota è al 38%, quindi pagheremo 1.962 euro, ma in questo caso, se li andiamo a scalare dai 5.164, noi abbiamo in tasca subito utilizzabili 3.200 euro. E quindi questi soldi li potremo usare dalla sera stessa, sono nostri già nel nostro portafoglio. Se li mettiamo nel piano pensionistico, sappiamo che non li vediamo più per tanto tempo, ma nel frattempo non abbiamo pagato tasse su questi soldi e così questi 5.164 euro possono essere investiti in blocco tutti quanti. E in un altro video abbiamo già visto la potenza del rendimento composto nel lungo termine. Se non sai di cosa parlo, ti lascio questo video qui. Partire con un investimento di 5.164 euro o con uno di 3.200 euro è qualcosa di completamente diverso nel lungo termine. Ma andiamo avanti. I nostri 5.164 euro li facciamo lavorare nel fondo pensione e ammettiamo che in 35 anni riusciamo ad avere una rendita di 2.000 euro netti a partire dai 5.164. E attenzione, lo so che mi avete già capito, ma lo dico per sicurezza, ho detto netti, perché abbiamo visto prima che sugli investimenti già si pagano le tasse sulla plusvalenza. Quindi facciamo un salto di 35 anni e andiamo a ritirare i nostri soldi. Avremo due parti, un blocco da 5.164 euro e un blocco da 2.000 euro che sarà la rendita. E qui saltano fuori due concetti che abbiamo visto prima. Il primo è che pagheremo le tasse solamente sulla parte ancora non tassata, che sono i 5.164 euro. Il secondo concetto invece è che normalmente avremmo dovuto pagare il 15% di aliquota, ma siccome siamo rimasti fino al 35esimo anno del piano pensionistico, l'aliquota è scesa al 9%. Quindi 5.164 euro meno il 9% fanno circa 4.700 euro netti. A questa cifra aggiungeremo inoltre i 2.000 euro netti delle rendite. Avremo così la nostra cifra di 6.700 euro netti. E se facciamo un confronto con l'eventualità invece di averli lasciati in banca, di averli ritirati subito, beh, avremo 3.200 euro. Da una parte 6.700, da una parte 3.200. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo 35 anni avremo, secondo questo esempio, quasi il doppio dei soldi. In realtà anche un pochino di più. Quando parliamo di piano pensionistico complementare, dobbiamo sempre stare molto attenti anche al costo del fondo di investimento. Infatti tutti i vari costi hanno un grosso effetto negativo, che è quello di sottrarre denaro al piano di investimento. Il rendimento composto funziona bene, l'abbiamo già detto, nel lungo termine, e soprattutto se lasciamo tutte le rendite all'interno dell'investimento stesso. Sottrarre continuamente denaro, anche piccole somme, è deleterio, cambia molto il risultato nel lungo termine. Quindi non so dirvi precisamente quale sia il costo giusto per il mantenimento di un piano di previdenza complementare, perché ci sono molti parametri in gioco e bisogna capire come si configurano. Ma quello che vi dico è di stare molto attenti quando leggete le condizioni e le proiezioni del piano di investimento. Chiedete sempre che vi siano mostrati i numeri e le proiezioni al netto di tutti i prelievi che ci saranno anno per anno, altrimenti è tutto falsato, non può tornare. Ma soprattutto attenzione, perché spesso chi vuole vendervi un piano di previdenza complementare, proprio come dicevo all'inizio, tende un po' a sbandierare le cose belle, a mostrare solo tutto quello che potrebbe andare bene. Ora, lo so che sto un po' distruggendo tutto, perché dopo questo video lo so che siete pronti ad aprire un fondo di pensione domani, ma calma, riflessione, io ci sto pensando da vari mesi. Per esempio, e se il mercato va male? Esatto, non c'è nessuna assicurazione che tutto vada bene, non ci sono rendite garantite, non ci sono certezze che tutto vada per il meglio. E no, vi rispondo in anticipo a questa domanda, non è possibile sapere se i rendimenti copriranno almeno l'inflazione, nessuno lo può sapere. Insomma, lo dico e lo ripeto, un piano di previdenza complementare è a tutti gli effetti un investimento. La pensione con l'INPS, ossia quella dello Stato, per quanto oggi faccia un po' piangere perché sappiamo che le pensioni nostre saranno molto inferiori a quelle dei nostri padri e moltissimo inferiore a quella dei nostri nonni, sono introiti che comunque ci arriveranno per forza, perché è un contratto con uno Stato. Quelle con la previdenza complementare, no, non è detto. E se il mercato va male, se il consulente o l'istituto sono stati poco chiari, oppure se accadono altre mille cose imprevedibili, beh,
Chi non riscuote o chi ci perde sei solamente tu. Per cui lo ripeto, attenzione, soprattutto investite solo quello che potete perdere. Magari se siete giovani e volete giocare qualcosa di più, fatelo con consapevolezza che potreste dover lavorare un pochino più duro in futuro. Oppure fatelo, ma per esempio prendendo rischi minori, ossia i piani per esempio in cui si gioca tutto sui titoli di Stato. Conclusioni, amici, è stato un viaggio lungo e spero che vi abbia aiutato a schiarirvi le idee su cosa è e su cosa serve, come si fanno delle proiezioni di un piano di previdenza complementare. Ci sono tante altre cose che si potrebbero dire in aggiunta, ci sono tante regole, regolette per casi speciali, occasioni particolari, ma insomma, in questo caso l'avete capito, abbiamo affrontato una situazione piuttosto standard. Ancora una volta ve lo ripeto, se vi interessa un piano di previdenza complementare, prendete sulla cornetta, mandate in chat un messaggio al vostro consulente e cercate di capire con lui cosa è meglio per voi. Ti lascio qui sotto il link per entrare all'interno del mio canale Telegram, che è un posto un pochino più intimo dove parlo più a fondo di tante cose che faccio e soprattutto di come le sto pensando e sviluppando. Se questo video ti è piaciuto, se ti ha dato dei buoni spunti o se banalmente vuoi sostenere il mio progetto, ti chiedo di lasciare un bel pollicione in alto e di iscriverti qui sotto al canale. Io ti ringrazio ancora e come sempre ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!